Buon salve qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere una guida un po' particolare. Quello che faremo è semplice. Parleremo e analizzeremo una build che utilizza lo spadone di Ordovis, che per chiunque non lo sapesse è lo spadone che mi vedete in mano, che è l'arma dei cavalieri del Crogiolo, ma soprattutto andremo ad analizzare una cosa un po' particolare che mi è stata, diciamo, evidenziata da uno degli utenti che mi segue su Discord, ovvero perché non si dovrebbero utilizzare le armi con il danno a elemento sacro all'interno di Elden Ring e il fatto che ancora oggi, dopo tanti mesi dall'uscita di questo gioco, ci siano youtuber italiani che continuano a consigliare queste armi spacciandole per oggetti che vi danno la possibilità di finire il gioco, quando la maggior parte dei boss di Elden Ring è resistente a tale elemento. Questo mi spiace dirlo, ma personalmente parlando mi sembra una presa in giro per gli utenti, e chi mi segue da un po' sa che io tendo a guardare non solo i valori numerici dei danni delle varie armi, ma anche quella che è la loro effettiva efficacia all'interno del gioco. Probabilmente qualcuno si ricorda la mia build dell'arma gemella a questo spadone, ovvero la lancia che utilizzano sempre i cavalieri del Crogiolo. In quel video ho detto che nonostante sia un'arma devastante, il boss finale potrebbe darvi molti problemi e potreste non riuscire a batterlo, perché comunque anche quell'arma fa danno sacro e la belva ancestrale ha la resistenza a quell'elemento più alta del gioco, e non solo lei, anche i quattro boss prima hanno una resistenza all'elemento sacro altissima. Quindi tutta la fase finale di questo gioco è contro questa tipologia di equipaggiamento. Quello che faremo adesso è molto semplice: vi mostrerò tre clip fatte con questa build e tre armi diverse, lo spadone di Ordovis, la lancia e la spada blasfema. Queste clip sono state fatte contro uno dei boss che si trova davanti agli alberi. Questo perché hanno una resistenza all'elemento sacro altissima. Sì, lo so, la spada blasfema è di elemento fuoco, quindi il suo danno contro quei boss è aumentato ed è una delle armi più giocate di questo titolo. Va bene, ma è proprio questo il problema. Perché dovrei utilizzare un'arma come quella che mi vedete in mano se fin dall'inizio so che il mio nemico è l'albero d'oro e quindi tutto quello che mi troverò contro fa parte del danno sacro e probabilmente avrà resistenze a questo elemento? Diciamo che dopo aver analizzato la build che vi porterò oggi, spero che possiate capire un po' di più questo concetto e potremo andare a spulciare un pochino queste dinamiche in maniera da non trovare più giocatori che arrivano contro il boss finale a livello magari 400 e non riescono a batterlo perché la loro build comprende un'arma, un'armatura o degli oggetti che vanno a dare troppi malus e a fare pochi danni solo per la tipologia di danno che hanno. Detto questo, vi lascio le clip.
Bene, adesso che avete visto le tre clip contro i boss, spero che possiate capire quello che vi spiegherò. Diciamo che la logica che sta dietro questo video è farvi capire che utilizzare un'arma al massimo del suo potenziale su una build che porta i danni al livello più alto possibile contro un nemico che ne è resistente dà comunque risultati pessimi. Sappiate che questa spada ha una cenere di guerra che fa, se non sbaglio, un paio di colpi. Il primissimo danno che ho fatto sul boss era di 1200, se non sbaglio, qualcosa del genere, e il secondo superava i 2200, quindi aveva un migliaio in più di danno. Vorrei far notare che la spada blasfema ha levato quasi 6000 di danno contro lo stesso nemico. Come dicevo prima, quell'arma contro quello specifico boss fa danni maggiori, ma non è solo quello il difetto. Alcune armi del gioco, come questa spada, non solo hanno il difetto di avere un danno che presenta molti boss resistenti ad esso, ma una dinamica controproducente per la propria attivazione. Lo spadone di Ordovis deve caricare il colpo stando vicino all'avversario e stando fermi. Quindi dovete avere un'armatura pesante e un botto di stabilità per poterla lanciare e sperare che il vostro nemico non vi sposti o non ve l'annulli. In più io ho utilizzato il Mimic. Sono sicuro che molti di voi giocheranno o giocano senza usare le evocazioni perché pensano che sia una cosa più soddisfacente, perché è una cosa migliore. Ognuno gioca come cavolo ne ha voglia, ok? Però quella è una difficoltà ulteriore, perché siete da soli, non avete nessuno che può attirare l'attenzione del vostro nemico. Questo cosa vuol dire? Che se usate questa cenere di guerra, caricata al massimo, e il danno che fate è misero, battere un boss, a parte il fatto che dovreste metterci una vagonata di tempo, potrebbe rivelarsi estremamente difficile. Lo so, anche questa lancia qui ha il danno sacro, ma c'è una bella differenza. Quest'arma vi può colpire da mezzo chilometro, quindi anche se giocate da soli e magari vi allontanate dal bersaglio utilizzando, non lo so, il passo delle mire, o semplicemente avete, come utilizzo io, uno scudo a torre e sfruttate il fatto di essere tank, quest'arma può lanciare la propria abilità e canalizzare il proprio danno senza troppe difficoltà. Però ripeto, tutte le armi con lo scaling a elemento sacro, secondo me, in questo gioco non vanno utilizzate per la trama. Non parliamo del PvP perché quello è una cosa a parte e oggi non andremo a vedere nessun tipo di aspetto che lo riguarda, né di quello da invasione né dell'arena. Lì qualsiasi arma, anche la vostra testa, se presa bene in fronte all'avversario, può essere un'arma letale. Nella storia, no. Adesso andremo a vedere i danni di quest'arma contro il solito gigante qui al castello di Godric. Vedrete quanto è la differenza di danno e soprattutto che quest'arma ha un livello di sbilanciamento altissimo, ma solo contro determinati nemici. In più, dopo vi farò vedere esattamente come io utilizzo la build e che, nonostante tutto quello che io ho messo al suo interno, ha molti difetti, soprattutto per come viene concepita, dato che questo oggetto può essere usato solo in due modi e in entrambi dovete fare molta attenzione a come lo utilizzate. Ok, prima di andare a valutare i danni di quest'arma contro il nostro bersaglio qui davanti, sappiate che il gigante non ha resistenze particolari, quindi il colpo che andremo a infliggere tecnicamente dovrebbe essere a potenza piena e vedrete che la differenza del danno sarà pressoché abissale, perché se non mi ricordo male levo 4900 più o meno contro i 2200 più o meno del danno fatto a un boss che è resistente al danno sacro. In più
noterete che con un singolo colpo sbilancio questo nemico. Tornando al discorso di prima, sì, è un'arma forte, numericamente parlando i suoi danni sono alti, non lo metto in dubbio, ma voi dovete calcolare l'utilizzo di questo oggetto in mano a un giocatore nuovo che magari non vuole utilizzare le evocazioni e che quindi ha un'ulteriore difficoltà nel colpire l'avversario con questa abilità. Guardate. Visto? Il danno è stato altissimo. Gli ho tolto metà vita più o meno. Facciamo un altro. È rimasto con un HP. Morto. Morto anche te. Come avete potuto vedere, ci ho messo pochissimo a ucciderlo. In più, questa build, quando adesso la andremo a vedere, noterete che è la mia solita del tank blasfemo. E quindi ha dei valori limitato. La spada di Ordovis ha un ottimo scaling in forza. Quindi questa build, con quest'arma, potrebbe essere utilizzata in maniera diversa per andare a massimizzare un altro aspetto di questo oggetto. Ma il risultato, tecnicamente parlando, non cambia, perché parte del danno dell'arma è comunque sacro. Ma direi che possiamo andare a vedere tutti gli oggetti che compongono la build che sto usando. Quella che state vedendo è la build su cui ho messo lo spadone di Ordovis e su cui ho cercato di massimizzare il danno della sua cenere di guerra. Prima di andare a parlare dei valori come le statistiche che ho come personaggio e di quelle dell'arma, voglio far notare una cosa. L'utente con cui ho parlato su Discord mi ha fatto presente un'altra piccola questione legata alle build. Tutte le build che utilizzano gli amuleti degli scorpioni, uno qualsiasi dei quattro, ha delle difese bassissime. Solitamente nelle mie build, a meno che non sia un caster, consiglio sempre di utilizzare questo amuleto che, come vedete, le rialza per andare a compensare. Anche questo piccolo dettaglio non viene mai detto nelle altre guide delle altre persone. Io non ho mai visto nessuno fare questo riferimento. Se voi utilizzate questi amuleti, diventate fragili come dei fogli di carta. Non so se vedete le mie difese quanto sono effettivamente basse, nonostante io abbia un personaggio che brandisce uno scudo a torre e un'armatura completa pesante e sia comunque un tank. Poi in questo caso io comunque ho uno scudo a torre, quindi riesco a difendermi grazie a questo oggetto. Ma solitamente la spada di Ordovis, dato che ha più 10, ha uno scaling in forza ad A, non si usa in una build tank come questa, ma si usa in una build con 80 in forza che magari va a sfruttare tipo l'armatura dell'ariete o direttamente l'armatura del cavaliere del crogiolo, che è letteralmente il boss che brandisce quest'arma, e quindi non si ha lo scudo a torre. Quindi utilizzare questa tipologia di amuleto per potenziarsi senza utilizzare il comparativo da tank per andare a bilanciare un pochino le difese, guardate la differenza, eh? A destra ci sono le difese come ho adesso, guardate le prime, se io vado a mettere l'amuleto, come vedete si alzano drasticamente. E se non potete pararvi con uno scudo a torre o uno scudo a livello generico, ovviamente quelli a torre danno più difesa, beccherete un treno di danni, sempre andando a riferirsi a quella che è la dinamica di questa spada, come di moltissime altre. Voi immaginate di andare contro il boss finale, voi non gli fate danno, lui vi sputa e vi uccide, anche se avete un'armatura pesante, perché comunque non utilizzate oggetti giusti, ma andate solo a potenziare il danno di quest'arma. E un'altra cosa che, tanto per andare a mettere lo spadone di Ordovis nella piaga, quest'arma, per avere il massimo del danno, deve usare sia l'amuleto di Godfrey che quello di Alexander, perché la cenere di guerra si carica e se non utilizzate uno dei due il danno sarà nettamente più basso. Quindi vuol dire che quest'arma, nonostante abbia una dinamica che potrebbe portarla ad avere dei danni altissimi,
fa comunque poco. Perché non so se qualcuno si ricorda la cenere di guerra dei fast icariani, che ha carica e leva una cosa come 10.000 al gigante, shottandolo un colpo. Ok? Quindi vediamo di capirci su questa questione. Le armi con elemento sacro sono forti, non lo metto in dubbio, ma non vanno bene per essere utilizzati per la trama, quindi non sprecate tempo e risorse nel portare a più 10 un'arma come questa, che oltretutto si trova a più di metà gioco, perché l'ho trovata in un dungeon che è, diciamo, un palo piantato lì dove non batte il sole da completare, e in più dovete battere tutti e due i cavalieri del crogiolo insieme come boss per ottenerla. Voi cosa fate? La portate più 10, arrivate nelle fasi finali del gioco e vi ritrovate davanti 5 boss uno dietro l'altro resistenti a questo danno e sempre più forti, perché più andate avanti più il loro livello sale. Quindi badate bene a quello che utilizzate e ricordate che su Elden Ring la maggior parte dei boss è resistente all'elemento del danno sacro e vi basta andare sulla wiki per vederlo. Comunque la build è molto semplice, come al solito c'è l'arma principale, il pugnale con il passo di lumiere, scudo a torre dell'albero sacro più annessa armatura, perché comunque sono il set che vi dà più difesa contro l'elemento sacro, sempre per andare, tanto per essere in tinta con quello che abbiamo detto finora, perché così potete avere più possibilità contro la belva ancestrale e comunque i boss di fine gioco. Il sigillo va bene uno qualsiasi, io sto usando due incantesimi e anzi, adesso che mi sono ricordato di dire questa cosa importante, questa build ha 50 in fede, quindi con determinati sigilli, magari contro un determinato nemico, potete cambiare sigillo, mettere, che ne so, quello dei fulmini, come ho fatto io nell'ultimo video dove ho portato l'alabarda del drago, che è un'arma legata al danno da fulmine, mettermi l'incantesimo della tempesta dei fulmini e comunque ho scoppiato il gigante di fuoco, perché arma che non va bene ho compensato con gli incantesimi. Ma se fate la build con 80 in forza, scordatevelo, perché al massimo avete 25 in fede, tanto per usare i due potenziamenti che uso anch'io. Quindi anche lì tarate bene le statistiche e come utilizzate gli oggetti. Poi gli amuleti, come dicevo prima, quello di Alexander che potenzia la cenere di guerra, quello di Godfrey che va a potenziare tutte le abilità caricate, e l'amuleto dello scorpione che aumenta i danni sacri. Non è presente quello da tank, perché come ho detto prima, questa build comunque ha lo scudo a torre, vi potete parare dietro quello e tutto sommato comunque i danni sono bassi, quelli che vi fanno i nemici. E poi ovviamente è presente quello che vi aumenta il carico massimo, perché con tutte queste cose pesanti addosso, se no non vi muovete. Nel balsamo ci sono le solite due lacrime, ovviamente quella di punti azione infinite per 8 secondi e quella che va a potenziare il danno dell'arma che avete in mano, in questo caso elemento sacro. E poi c'è il Mimic, che io personalmente utilizzo sempre, soprattutto in questa tipologia di build, magari contro nemici come il boss finale, con il Mimic potreste avere più possibilità di vittoria. Come avete visto prima nella clip del boss dove utilizzo lo spadone di Ordovis, tra me e il Mimic staggeriamo il boss più o meno quando ha metà vita. Quindi questo potrebbe riflettersi anche contro i nemici incontrati nella trama, però questo non è che vi dia un vantaggio devastante o qualcosa di certo con cui vincere, è semplicemente un aiuto in più. Quindi, come ho già detto, fate bene i vostri conti. Adesso vi faccio vedere dove si trova questo oggetto, almeno a grandi linee. Scordatevi che mi metta a fare il dungeon, perché è una cosa lunghissima e soprattutto è molto particolare, perché dovete fare gli slalom tra quei macchinari fatti a forma di biga che vanno su e giù per le salite e le discese. L'ho fatto una volta, non lo rifarò mai più. Il mio consiglio è fatelo nella primissima run se avete voglia di prendere quest'arma, anche solo per il trofeo di avere tutte le armi del gioco, che se non sbaglio è presente, e basta. Non lo fate più una seconda volta, non lo fate nelle altre run, perché io che sono in NGP5
Quei macchinari lì, se mi sfiorano, mi seccano 4 volte. E quindi diventa abbastanza difficoltoso. Detto questo, andiamo a vedere dove si trova questa grande e grossa spadona. Ok, come potete vedere mi trovo letteralmente davanti all'entrata del dungeon o cripta, chiamatela come volete, dove si trova lo spadone di Ordovis. Voi semplicemente entrate, lo completate, cercate di non andare nelle strade secondarie, poi vi basterà andare dritti e seguire quella che è la via principale e arriverete alla boss fight senza tanti problemi. Comunque, anche se doveste andare in giro, sono tutte strade a cerchio, mettiamola così, che voi ne prendete una e in un modo o nell'altro vi riportano in quella principale. Però fate attenzione perché, come ho già detto, c'è il rischio che moriate tante volte, perché qui più che nemici a livello di mostri ci sono quei bagagli che vanno su e giù che se vi toccano vi sciottano. Siamo, per essere più precisi, in questo punto qui della mappa, letteralmente di fianco alla capitale. Qui sopra c'è l'entrata che il giocatore deve sbloccare per effettivamente passare questo ponte e passare anche le mura per entrare nella zona interna della capitale vera e propria. Per arrivare in questo punto, in questo dungeon, voi semplicemente dovete seguire la strada partendo da questo punto di grazia. Salite qui su, andate dritti, a questo bivio non andate nella strada dritta ma girate a destra, scendete giù dalla discesa che vi troverete qui, arrivate in quella parte che dovrebbe essere legata a tipo un fossato che sta intorno alla capitale, passate sotto il ponte e all'altro bivio girate a destra e semplicemente davanti vi trovate il dungeon. Quello è il ponte e letteralmente la strada è dritta. Attenti là in fondo perché c'è un orso runico e se girate a sinistra, che non lo vedete, c'è il caso che vi attacchi e vi sciotti. Detto questo, per oggi direi che è tutto. Spero che possiate trarre le vostre conclusioni senza il giudizio del fatto che alcune di queste armi che ho citato, ovvero quelle con lo scanning all'elemento sacro, potrebbero essere, non so, il vostro oggetto preferito, quello che vi piace di più. Questo non cambia nulla. Se un oggetto all'interno di Elden Ring non va bene, non va bene. Punto. Come ho già detto per quella inutile lancia del fulmine che si trova all'interno della capitale, che come utilità ha solo quella di fare da fermacarte, alcune tipologie di oggetti sono controproducenti. Come ho detto all'inizio, le armi con lo scaling, col danno sacro, sono forti, però non in tutti i frangenti, soprattutto per quello che riguarda la trama. Detto questo, come ho già detto, spero che capiate il mio punto di vista. Qui, dal maestro Obi-Wan Kenobi, per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo ad un prossimo video.